Valorizzare il Castel del Monte mettendolo in rete con la realtà urbana di Andria e puntando a realizzare un percorso di accompagnamento turistico che parta dalla città e porti al Maniero Patrimonio dell'Umanità. È uno degli obiettivi che si pone il progetto di valorizzazione del sito UNESCO, realizzato anche grazie allo stanziamento da parte della Regione Puglia di 100.000 euro, presentato alla stampa nel corso di una conferenza dall'amministrazione comunale. Castel del Monte, diversamente da altri tipici, diciamo, musei o luoghi di interesse, per quanto riguarda la città di Andria, è completamente fuori dalla stessa. E quello che può sembrare o essere stato inteso nel tempo come un punto di debolezza, noi invece lo vogliamo utilizzare come punto di forza. A Castel del Monte si deve e bisogna arrivare facendo anche un percorso di accompagnamento turistico che deve partire o quantomeno passare da Andria, anche perché qui ad Andria ci sono tante altre cose che riguardano Federico e che devono essere messe in rete. Motivo per cui si sta pensando di utilizzare questo finanziamento per la valorizzazione del sito UNESCO in maniera un attimino più futuristica, cioè la valorizzazione del maniero con uno stretto collegamento alla città, attraverso anche le innovazioni tecnologiche in campo turistico che consentono di fare queste operazioni e che magari possono coinvolgere anche ad Andria stessa altri siti e altre porzioni turistiche interessanti per arrivare poi con una consapevolezza diversa a Castel del Monte. Un progetto sui passi di Federico II di Svevia che si avvale della collaborazione scientifica dell'Università La Sapienza di Roma. Un intervento, quello della Regione Puglia, che non si ferma a Castel del Monte, ma che interesserà gli altri due siti UNESCO che insistono sul territorio pugliese, i Trulli di Alberobello e Monte Sant'Angelo. A spiegarlo è stata la consigliera regionale Grazia Di Bari, fresca di nomina in qualità di delegata alla cultura. L'emendamento che ho presentato negli anni, nei bilanci, nei vari bilanci che mi hanno vista, insomma, come consigliere regionale e che prevedevano appunto lo stanziamento di 300.000 euro. Soltanto l'anno scorso, devo dire, grazie all'ascolto che ho trovato nell'ex assessore Massimo Brahi, nostro assessore alla cultura, siamo riusciti finalmente ad ottenerne quindi l'approvazione e quindi lo stanziamento.